Una delegazione del Partito Radicale ha fatto visita oggi al carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. C'è stato anche un incontro con i detenuti. Oscar Puntel. Casa circondariale di Tolmezzo, una sessantina di detenuti incontra gli esponenti del Partito Radicale. Con loro assistono al docufilm Spes contra Spem per la regia di Ambrogio Crespi, presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Un dialogo, una riflessione di detenuti operatori penitenziari della casa di reclusione di Opera, perché anche da dietro le sbarre bisogna vedere la luce. Spesso il detenuto perde la speranza, ci sono tantissimi suicidi nelle carceri e questo film è proprio sulla speranza di poter costruire qualcosa. Nel nome di Marco Pannella, i radicali hanno voluto portare anche un messaggio di vicinanza alla famiglia del poliziotto che qualche giorno fa si è tolto la vita davanti alle carceri di Tolmezzo. Marco ricordava sempre che in carcere non ci sono solo i detenuti, ci sono anche gli agenti della polizia penitenziaria che fanno parte di un'unica comunità e lui l'amava tutta la comunità penitenziaria. Il film è stato già proiettato in altre strutture carcerarie. A Tolmezzo gli esponenti nazionali e locali del Partito Radicale hanno anche visitato la struttura penitenziaria. Dal punto di vista dell'organizzazione, dell'igiene, della luminosità, di quanta aria, di quanta luce circola, è sicuramente una delle carceri più vivibili. Certo, è sempre un carcere e le condizioni di detenzione sono importanti.